per essere certi bisogna vincere la partita per arrivare ai quinti, cioè questo è il ragionamento che dobbiamo fare noi. Poi le partite poi sono sempre difficili, lo vedete che voi in questo periodo qua stanno succedendo di quei risultati che io non mi fido di niente, di nessuno. Dobbiamo pensare esclusivamente alla partita, a quella, concentrarci su quella, non vogliamo radioline. Non vogliamo che ci siano telefoni accesi, non vogliamo sapere il risultato, dobbiamo essere concentrati solo a quello che facciamo sul campo e basta. E loro davanti con Yalov sono veloci, Yalov e poi Djuric bravo di testa, forte fisicamente, hanno una squadra anche strutturata fisicamente, i due centrali sono molto prestanti. Conosco Menichini, so che è un allenatore molto esperto, molto navigato, sa come affrontare queste situazioni, perciò lo sappiamo che è una partita difficile, lo sappiamo perfettamente, io per primo, lo sanno i miei ragazzi, lo sappiamo tutti che sarà una partita tosta. Loro si giocano la salvezza, avranno la disperazione dentro, si giocheranno il tutto per tutto e noi anche, non c'è niente da fare. Non sono in grado di sapere cosa può essere successo, cosa c'è nel Palermo, sono cose che a me non riguardano, devono riguardare gli enti e quelli che sono predisposti. Cosa si dice il microfono? Questo è un danno. No, questo sarebbe un grave danno perché rinviare i playoff io lo considero un danno da come la vedo. Ci sono in ballo le nazionali. Noi ragazzi ci abbiamo diversi, ma la mia carriera sì, ho avuto. Sì, io credo che degli obiettivi li ho raggiunti nella mia carriera, ne ho raggiunti parecchi, nel senso ho vinto 5 campionati. Ho avuto la fortuna di andare in Coppa UEFA col Chievo, di fare i preliminari di Champions. Devo dire che insomma delle soddisfazioni me le sono tolte, ho avuto anche delle delusioni, ho perso i playoff con l'Alessandria contro il Parma, sono delle delusioni, ce ne sono state anche quelle, magari qualche esonero che non meritavo, che nell'arco della carriera ci sta tutto.